back so soon. I knew you would not falter. Salve a tutti ragazzi, ancora una volta, bentornati in un nuovo episodio di Hand of Fate! Modalità storia! E niente, eravamo rimasti qua, e chi se ne frega! Lo scettro, non eravamo rimasti qua, ma eravamo rimasti qua! Con la regina, va bene, proviamo ad andare a vedere Queen of batterla, io mi vado a fare il mazzo! You will not be the one to bury her. Ok ragazzi, mi sono fatto un mazzo così. Adesso vediamo di buttare giù questa regina. Porca miseria, sei alla volta però, sei un po' figlio di What brings you to play the game? Ti spingi a giocare con me? Sì, sempre. I know you will not tell basta, me. Sono sempre le solite cose. Vuoi poggiare uno scudo? You are ovvio. Silent. Andiamo di qua. Forza. Abbiamo già il minerale, ma che cavolo te lo dico? Sì. Ah, va bene, scendo. Non so se riesco a prenderlo allora. No, lo abbiamo già preso, ok. L'abbiamo già preso, spero di sì. Battaglia Cimaruccello! It is not chance that you should meet a warlock here. Andiamo a vedere se l'abbiamo preso sto cacchio di mira. Vabbè, una luce ti attira fino a una collina vicina dove vedi uno stregone sparire nella nube di zolfo. Pesco una carta mostro. Va bene. Due di squame. Attacca le squame. Oddio, non abbiamo un tubo per attaccarli, però. Qualche vada a ricarico. Nella prima. Giusto? Saltiamo tutto. No, questi sembrano abbastanza. Un momento. Usiamo il controller, per favore, che sennò ci capisco un tubo con netti. Ok. Oppela. Oppela. Aia. Molto male. Molto male. Ah, sputano anche il fuoco questi qua. No, insisto su uno perché altrimenti, ragazzi, un casino vero. Va bene. Ora che questo è morto, ci sei tu. Perfetto! L'audio del desktop è veramente troppo alto. Cioè, l'audio di gioco è veramente troppo alto, Un momento. Ok, così forse potrebbe anche andare. No, ancora un po' meno. Ok. Sì, dopo vediamo. Ok, ho preso due carte guadagno, 15 salute, va bene, troppo di tenere. Can swing both ways. Armeria, seleziona una da tenere e una no. Follia del fatto o l'anello del guaritore. It is the game of fate you play. Good luck to you. Scusatemi, Vabbè, proviamo così. Ma così sembra andare. Oh, vabbè. Allora, dicevo, follia del fatto, carta successo, hanno compreso con uno dell'oro extra, che non è male. E invece l'anello del guaritore cosa fa? Ogni volta il giocatore riceverà delle cure, riceverà anche più uno monete d'oro. Nessun effetto sulla salute. Ah, anello del guaritore. Per me ci sta. Il gettone è mio! Cioè, va bene. Ok, quindi andiamo avanti. 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 He is not your duke, remember. Ah, questo vuole eliminare gli uomini ratto. E paga al duca 50 monete d'oro. Porcaccia la miseria, duca, ma che cacchio, hai bisogno delle mie guardie con me? Se avessi 50 monete d'oro. E rifiuta, cioè 50 monete d'oro. Ce li ho. Porca miseria, tracci la città. Adesso sono tranquillo a bordo, inizialmente sembra rituale pittoresco, ti accorgi che questa è la mancanza di divinità, è dovuta una tragedia di fronte a te. Sentendo uno scenario di lutto e distruzione, ti chiedi quale esercito o forza della natura abbia assediato questo luogo. Vedi un paesano raccogliere le sue cose dal mucchio di detriti, che un tempo era la sua casa, ero lì per chiamarlo. Boh, vediamo. Questo è il fallimento, quindi questo, uno di questi.
Stai pensando, si gira come una spaventata creatura dei boschi, ma sei impazzito, questi rumori non faranno altro che invitare la bestia a ritornare. Non vedi che abbiamo già sofferto abbastanza dopo una profondità silenziosa indagine? Il paesano ti dice che una bestia spettrale e pallida ha fatto il suo ingresso nella città pochi giorni prima, distruggendo e divorando tutto ciò che trovava nel suo cammino. Di dirigersi a est, fuori dalla città, possano gli dèi avere pietà di chiunque attraversi il suo cammino, mormora il paesano. Non sei sicuro che si trattasse di una preghiera o di un avvertimento? Non so perché si sia scaricata la voce, però ragazzi, lasciate stare. Tracce nel fango, va bene. Ah, devo tornare là. Vabbè, il cibo? Non ce l'ho l'oro. Win this and claim my token. Rifiuta. Proviamo a tornare là. Non avremo mai cibo per fare tutto questo. Cioè, a parte che me l'ha messo proprio dalla parte opposta del Cristo. Tracce nel fango. È facile seguire le tracce del massacro della città fin dentro la foresta, ciononostante, una volta lì le cose si complicano, dato che vi ci abitano gli animali e bestie, le loro tracce si sovrappongono e si confondono. Ah, devo fare un'altra tiro. Questo! No. Bruciato numero di impronte, tracce e graffi, creano un indistinguibile masso di segni che non riesci a seguire. Quindi abbiamo fatto un tubo. Cavolo, non è mica facile però fare quella missione lì, visto che se mi dai tutte le volte il doppio. Vai. All sorts of terrible things live in Creiamo caves. una caverna. Are you sure? Sarebbe l'artefatto quello che ti fa switchare le carte. Ah, le fa vedere tutto, rituale oscuro. Leggere i goblin. Allora, in alto. No, che cavolo. Ah, queste sono le scale, allora, le abbiamo beccate subito. Direi che in alto non bisogna andarci perché ci sono i rati cacciatori. Dice Alice, rituale oscuro. Proviamo a farci il rituale oscuro. E quella là è una carta che ha messo lui, quindi in alto no. Perché quella è una carta che ha messo lui, ok. Down once more, No, non è niente. seeking the heart of it all. Io so che stiamo finendo il cibo, ragazzi, però. Beh, proviamo il rituale oscuro. The more powerful the sight, Mentre the stai more esplorando vile le its sacre tombe presence. di Warnermere, scorgi un gruppo di scheletri che stanno seguendo il rituale oscuro. Cartomante per scattare tre carte mostro. Bam, bam, bam. Metticela una fettina di culo anche, no? Tacca. E moriremo. Ragazzi, sono 12 scheletri lì, con cazzo si chiamano. Noi non abbiamo. Abbiamo l'accetta da taglio. Quindi, sto cacchio, ce la facciamo. Riesco a sfruttare l'ambiente? Vai! Ok. Oppela! Via. Oppela. Aia. No, volevo andare lì, volevo andare qua. Ok. Tu e tu. Vai. Merda. Oppela. Ok. Merda, ci sono finito io. Fanculo. Ops. L'abbiamo rotto? Forse sì. I fucilieri mi stanno veramente sulle palle. Lo so che ho lasciato che le trappole. Questi sono tanti, eh. Che cacchio. Ho bloccato che un achievement. Lo so che sto sfruttando le trappole, ma scusa, questa non è codardaggine, è intelligenza. Cioè. Sei rimasto da solo, bravissimo. Vai, vai indietro, vai indietro, vai indietro. Ci vuoi andare indietro? Dietro. Sì. Ancora un pelo. Bravissimo. Abbiamo perso un po' di vita, però almeno dai, l'abbiamo fatto. Cacchio, erano tanti, eh. Non
Non appena l'ultimo osso rotto cade sul pavimento di pietra, ti rendi conto che il tuo inventario non che il tuo intervento non è arrivato in tempo. Il sarcofago si sta lentamente aprendo. Su carta di equipaggiamento, il gettone è tuo. Grazie. Grande elmo dell'inforzo. Questo elmo unico migliora la classe della tua armatura da leggera a media o da media a pesante. Grande. Peccato che non abbia un'armatura. Guarigione spirituale, il giocatore verrà guarito, riceverà più uno. Va bene. Ok, andiamo di qua. Alice, vediamo un po'. A challenge for you and a token if you succeed. Tutti gli scudi di sbizzarro portale che hai incontrato un nome sembra ripetersi quello di una mitica mistica di nome Alice, a quanto pare. La tua esperienza di tutti gli aspetti del regno delle ombre, dei viaggi interdimensionali, delle bestie del vuoto senza uguali, va bene. Ritracci la carovana di Alice, le viaggi in incognito vincendoci un semplice indovino. Il sospetto non corrisponde alle voci che hai sentito su di lei, è considerevolmente più bassa di... E ha una specie di barba. È un goblin. Sicuro. Si scrisce il rumore della voce prima di parlare. Ma è un altro straniero. Ti accorgi subito che sta facendo finta di essere cieca. Le nube. Sta facendo finta di essere cieca, ovviamente. Quindi, vabbè. Le nubi scure del destino girano tempestose attorno a te. Per un po' d'oro posso aiutarti a trovare. Va bene. Spiegale che sei interessato a sapere di più dell'altro mondo. Ah, cosa devo fare qua? Devo pagare 3 oro o devo spiegare. Boh, vabbè, pagare 3 oro. Ma che cacchio, però. Boh. Attenzione. Abbiamo fatto. Gli occhi della mistica spalancano di colpo. Tu! Morte e distruzione ti attendono, ma anche speranza. La fortuna ti favorisce. Come posso aiutarti nelle tue imprese? Hai qualcuno con un'aura potente come la tua? Ah, abbiamo un'aura potente, ragazzi. Potrei dire ciò che so. E il prezzo di questa informazione, bada, sarà alto. Nessuno è arrivato magico. Se deciderei di portarne uno, poi. Vabbè. Ma l'abbiamo beccata, che cazzo devo fare? Boh. No, perché sono andato su? Io volevo andare a destra, a sinistra, scusate. Vabbè. I bet you're thrilled to see Jack again. Io volevo andare dall'altra parte, non qua. Va bene. E magari ci dà qualcosa di cazzo cattivo. Che ne so. Boh. Opla, opla. Vabbè, tanto sono 34 milioni di cose che sparano, che cacchio te lo dico. Per forza mi becca. Opela! L'ho schivato, l'avevo schivato. No, 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 no. Cazzo! Ma, cioè, voi state facendo degli attacchi di merda? E mi state morendo rompendo i coglioni? Oh, ma quante cazzo di volte devi attaccare? Niente, è velocissimo. Cosa cacchio è successo al topone? Misterioso. Opela, opela. Un attacco, due attacchi, tre, quattro, quattro attacchi e fermo, cinque attacchi. E che cazzo, ti vuoi fermare un attimo? Ok, si è buggato, si è buggato, si è buggato, fermi tutti. Va bene. Quindi, cosa abbiamo vinto? Una ciba guadagno, va bene. Tre razioni di cibo. I'm sure Se you're dovete le grateful. tue inventare le tue. No, vai giù stavolta. Ok. Vedi qua. Andiamo a vedere il goblin cosa ci We play dice. for a token now. Questo l'avevamo già visto. Questo invece non sto vedendo cosa serva. Sì, funziona. Esclama fino di giorno quando normalmente inizia a brillare. Una moneta in aria, tra il goblin, li trovate a viaggiare, oltre con il fiume, una botola nascosta e poi andiamo a piedi. Attraverso il passaggio vedi una stanza in pietra, dalla quale provengono strani rumori metallici, potrebbero essere delle trappole. I rumori danno spese quando si tratta di proteggere il loro tesoro, eh? Sono certo che... Dai, entra e ruba per me 50 monete d'oro. Tengo io il tuo oro finché non esci dall'altra parte, buona fortuna. Con una pedata da dietro, lei non ti farà trovare giù nella botola, ovvio. Vedi, abbiamo il primo labirinto del gioco, finalmente. Sì, ma ci ha fregato i soldi, mi sa. E basta. Allora loro, eh. Qui c'è. No. Qui c'è dell'oro. Ok.
Però siamo qua. No, devo farne coincidere i due tempi. Va bene, anche così può andare. Qua si abbatte sto muro, perché qua non ci posso andare io, Però lì ci sono delle monete. Quanto ora abbiamo? 8, 16. Ah, cazzo, non l'ho visto. Va bene. Mi ha tolto 5. E qua c'è un altro, Ok, non vedo un tubo. In questi vasi c'è qualcosa? No, non si possono rompere. Peccato. E qui abbiamo l'oro qua. Cazzarola! 22 oro. Ok. Vabbè, l'abbiamo fatto. Abbiamo 28 oro. Non è male, Togli rapidamente non appena esci, prima che... Quanta vita abbiamo? 90. Va bene, anche perso un tanto. Si impossessa dalla tua borsa con le monete e conta il denaro che sei riuscito a ottenere. Non è certo abbastanza, voglio la mia vendetta. Torna dentro e riprendi il mio oro. Vabbè, torno nel labirinto. Allora, vediamo se riusciamo a far di meglio. Abbiamo sempre salute 100, Il labirinto sarà diverso adesso? Ah no, è sempre quello. Va bene, allora chi se ne frega, ragazzi. Ormai l'abbiamo imparato a memoria, quindi... Vai, smetti. Piccia. Ok. Tac. 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 Ok. Non vedo cosa c'è sotto. Merda, si è incastrato lì, va bene. 5 di vita perse. Sì, sto facendo un po' più alla velocità perché sono qua. Ok, finito. Paolin, adesso è abbastanza l'oro. Abbiamo 59. Ne serve altro? Non è che si può fare all'infinito sta cosa. Conta il denaro. Niente male, davvero niente male. Dice tutto quanto, ottimo lavoro. Togliamoci di torno prima che il Re Goblin si renda conto di cosa è successo. Ok, però abbiamo beccato il gettone. Quanto è il tuo oro? Scusa se adesso è un odore di formaggio. 15? Tutto quello che ho preso? Ho già fregato di brutto. Va bene. Andiamo avanti, ragazzi. Proviamo a farci l'ultimo livellino. Cioè l'ultimo... Sì. Did you expect me to tell your fortune? Ti aspettate per il futuro? No. A fortune teller. Abbiamo un negozio, io mi andrei a comprare giusto del cibo, ragazzi. Of course. Sì. I am different. E basta. My powers are genuine. Sì. 30. Ah, ma dai, cioè ho 10. Vai. O 10 o 1. Pensate un po'. Va bene. A favore di un mercante. Another chance to discover what your heart truly desires. Un tipo affidabile, sono in debito. Un conoscente di Yoshi. Sto tenendo con sé alcuni miei oggetti come garanzia. Se consegnerei questo oro, potrei prendere uno di quegli oggetti come pagamento. Va bene. Vai. Sì. Cazzarola. More than anything, I am proud of my array of. Va bene, lo dobbiamo portare, giusto? Polizza di restituzione. Ok, proviamo ad andarci, ragazzi. Scusate. Ok. Qui abbiamo il prete itinerante. In un boschetto ombroso fuori dal percorso battuto trovo un mercante ambulante che non vuole fare affari con i avventurieri erranti. Ma cioè, io posso spenderlo e poi... Non credo. Cammina oltre. E poi portargli solo la metà. Oh, tutti i negozi qui! Cos'è questo qua? Il mercato? No, la portiamo. Vediamo se dice restituisci. Vedi, annuisci e consegna le sue 100 monete.
Sì. Dai. Cazzarola. No, tutti sti malus qua, no. This does not bode well. Lo so che sto per mille il cibo. In cambio del tuo aiuto puoi avere uno degli oggetti che stai ottenendo come garanzia. Allora abbiamo ali d'angelo, armatura proibita o anello del saccheggiatore. Anello del saccheggiatore è nuovo, lo vediamo. Per ogni carta guadagno il giocatore riceve più anche più uno monete d'oro e più due salute. Mentre l'armatura proibita cos'è? Difesa pesante, fornisce un eccellente protezione ma rende Kynos immune a qualsiasi effetto di cura. E ali dell'angelo credo che sia la velocità. Velocità di movimento. Metto l'armatura proibita, ragazzi, anche se non mi curo, ma cavola, poi la togliamo. Speriamo. Difesa pesante. Vai. Are you sure that's the right approach? Ok. Grazie. Il gettone è mio? Wow. Il problema è che stiamo finendo il cibo. Il cibo. Vediamo se riusciamo a prendere giusto qualche cibo extra da questo. A parte che abbiamo 9 monete d'oro, quindi tre razioni di cibo 11. Me lo sapevo, figlio di. Prendiamo le due. Vai. Ok. Siamo nella merda. Sì, perché abbiamo girato avanti e dietro come un pirla prima. Comunque, vabbè. Oltre, qua ci sono le scale. Cos'è questa qua? Arena delle lucertole. Cosa costruito l'errore? Vieni spogliato di quel facendo costruito c'era una versione per combattere in un'arena. Ah, facciamo l'arena? Ma sì, squame o pestilenza? Pestilenza. Ci vado duro. 4. Me la sento grassa. Abbiamo tutta la vita, ragazzi, quindi a posto. No, no, ci venite voi qua. Guardate che tiro via sto cretino del cavolo che mi sta tirando ste stupide frecce. Ok, brucialo. No, cioè, non ce la fai. Ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo perso un po' di vita, però non possiamo curarci, quello è il fatto. Che l'armatura ci rende immune da qualsiasi interazione di cibo. 4 carte guadagno, una razione di cibo. 5 di cibo. 3 di cibo. Va bene. Il fatto è che non è andata male. Torna indietro e cerca di liberare alcuni dei prigionieri. Torna indietro e cerca di liberare i prigionieri. Ok. Vai. Merda. E vabbè, pesco 2 carte mostro. 1 e 2. Cazzarola, però mica male. Ci moriamo qua. Probabilmente sì. Una, due, tre. Ma quanti cazzarola sono? Fanculo l'accettina. Ok. È così, è così. Oppala. È così. Oppala. Così. Tac, tac. 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 Dai, però stiamo vincendo, attenzione, stiamo vincendo. E il fatto che stiamo vincendo è perché non ci sono trappole qua in giro, o se no col cavolo. Cazzo, 62. 59. Va bene, sono rimasti 2, cioè. Ok, là. Vai, vai. Ok, adesso sei rimasto solo tu.
Addio. Perfetto. Mi ha fatto la cazzata, ma vabbè. Però i prigionieri li abbiamo liberati, giusto? Spero di sì. Gettore mio! Non è vero. Questa volta la superficie era lasciato che l'uomo nel certolo e si gira un'entrata dall'interno una gigantesca roccia, tagliando ogni contatto con i prigionieri disgraziati. Vabbè. Niente, gettone suo. Gettone è rimasto a lui. Va bene. Allora, ragazzi, la prima cosa, io devo fare una cosa del genere. Tipo, dov'è la mia armatura? Questa qua, armatura proibita. No, la vorrei rimuovere. Ok, armatura media, va bene. Scusate, questa è un'armatura media, giusto? Cioè, indietro. Quelle sono le mie armature. Allora, questa è un'armatura media. Ok. Questa è un'armatura difesa pesante. Io già ho l'anello che mi porta dall'armatura media all'armatura pesante, quindi che cazzo me ne faccio di questa? Ma, vabbè. Ok, andiamo andare avanti. No, almeno così mi curo, no? Caves and caverns. One cannot hope to find adventure without a little. Entri nella caverna e noi ragazzi ci salutiamo qui e ci vediamo con il prossimo episodio di End of Fate. Facciamo questo corridoio lunghissimo per arrivare fino alla fine dell'onnipotenza. Grazie a tutti per essere stati con me. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di lasciare il like se volete supportare la serie, il canale, cose varie. Se volete iscrivetevi al gruppo Telegram, non c'è nessun problema, ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Grazie a tutti per essere stati con me. Ci vediamo. Ciao a tutti!